Recensione brutalmente onesta, collaborazione Mugler e H&M. What's up everybody, io sono Christian e in questo video vi farò il mio haul barra try on haul. Sono riuscito ad acquistare diverse cose della collaborazione tra Mugler e H&M perché sono riuscito a entrare nel sito praticamente appena hanno aperto. La botta del culo. Ho preso praticamente tutto quello che mi interessava, tranne un pezzo. Nel senso, non sono riuscito a prendere un pezzo perché ando sold out nel mentre che era nel carrello. Ho speso 800 euro, 840. Un po' di soldi. Praticamente un affitto di casa mia. Spero che queste cose mi durino nel tempo. Adesso vedremo la qualità del tessuto perché non li ho mai toccati. E non saranno all'altezza delle mie aspettative. Cercherò di rivenderli. Oh, c'è una cosa fuori dal pacco. Due, tre. Allora, vediamo se c'è tutto. Perché c'è scritto con la pagata 0 euro? Oh, state evadendo le tasse? È enorme. Ho cercato di prendere delle cose che potessero durarmi nel tempo, anche da un punto di vista di eventuale cambio di stile. Prima cosa che ho preso è lo slippino. Ah, questo è il costume. Sa di costume. Su è fatto. Cazzo. Ah, questo va sulla schiena. E fin qui. Questo già lo odio. No dai, non è possibile. Mettimi una guida. Abbi pazienza. Cioè, ci sono delle persone stupide come me. Ma se questa deve stare così, perché è la parte della mutanda, allora perché la parte sopra è sotto, dove dovrebbe stare la posei? Sono io scema, mi sono presa un pezzo fallato. Amica. Era effettivamente lo slip. Il tessuto è quello di un costume. Non mi ricordo se fosse venduto come un costume o se fosse venduto come uno slip intimo. Secondo me questo è un costume. E intanto volevo indossarlo in questo modo, quindi è poco male. Per lo styling volevo metterlo sotto dei jeans a vita bassa, oppure sopra delle camicie oversize, sopra delle maglie oversize, per fare una situazione un po' così scappata di casa. Starmi secondo me mi sta. No way, bellissimo. Questo è il costume indossato. Mi piace? Sì. Vale 50 euro? Assolutamente no. Per quello che ci capisco io di cuciture, sembrano fatte bene. Questo slip due pezzi con la piccola scritta Mugler in rilievo argentato l'ho pagato 50 euro. Non mi fa impazzire come avvolge tutta la parte del signorino. Brutalmente onesto, essendo due pezzi con uno che va più a vita alta dell'altro, quello che sta sopra tira di più e quindi fa un effetto un po' più... Tanto sono abituato col tucking, quindi chi se ne frega. Non è un costume di quelli che vuoi far vedere l'upesh. La cosa che non mi fa tanto impazzire è lo spessore dalla parte dove si congiungono quelli che sono le due parti di questo costume, perché poi fanno un gioco strano tra la zona Maracas e la fabbrica del cioccolato. Però mi piace come mi avvolge. Ho fatto bene a prendere la M, pensavo che fosse troppo larga. In realtà ho fatto benissimo, onestamente top. Ma io questo non l'ho ordinato, cos'è? È un regalino. Con tutto quello che ho speso. Eh no, l'ho ordinato. È un costume, da nuovo. Questa è versione ho la tetta. Ma io la tetta non ce l'ho, non mi interessa. Anche questo l'ho pagato 49,99. Sì, la quantità di tessuto è praticamente uguale. Oh, che bello il gancetto. Questo da sotto non posso farvelo vedere perché ho le ciliegie di fuori. Non mi faccio il tucking per provare questo costume. Comunque mi sembra rimanere bene. È meno caldo rispetto all'altro. Forse perché non ci sono due strati di tessuto sulla zona e quindi effettivamente è meno caldo. Così lo preferirei molto di più. Con le spalline com'è... Una cosa che mi dà effettivamente fastidio, ma che in realtà è una cosa normale perché è un costume da donna, è la cucitura del seno per cercare di tenerlo su e farlo bello. Che sia in drag o meno, se lo voglio indossare, secondo me ci devo mettere quella piccola tettina finta in silicone per dare un po' di corpo, perché sennò altrimenti sembra strano. Non so se tenerlo perché non mi piace come mi stanno le spalline qua. Ora provo i leggings. Ho preso quelli con i dettagli semitrasparenti neri, non quelli color carne, perché sono troppo fissato e se poi non matchano magari il colore della mia faccia vado fuori di testa. Sembra un costume pure questo. Questi leggings modellanti con pannelli in mesh li ho pagati 79,99, 80 euro, e mi stanno bene. Li ho presi in una taglia 42. Devo dire anche le cuciture sono carine, molto più economici rispetto a quelli che sono quelli originali che costano molto di più e che volevo, quindi sono contento dell'acquisto. Non mi fanno onestamente chissà quale pesca, è anche vero che non ho chissà quale pesca, però insomma ho delle cose che mi fanno una pesca più bella. Però sono... Aia, il piede mi ha fatto male. Sono comodi, molto caldi. L'altezza della gamba è buona. Approvati. Adesso voglio provare una delle mie cose preferite di quest'ordine, ovvero la felpa corsetto. La felpa l'ho pagata 99 euro e secondo me è onesto come prezzo. Meno, la devo ancora aprire. Ho preso la taglia S. No, non puzza. Ha odore di nuovo. Non riesco a respirare come è giusto che sia con un corsetto, quindi va bene. Guarda che bel fianchetto che mi fa. Ma yes. Cioè, guarda come mi sagoma bene insieme poi anche al leggings. Se io mangio con questa cosa addosso, muoio. Ma vabbè, ci sta, con un corsetto tu di solito non mangi. No, dai, mi riesco a muovere.
Ce l'ho su da una decina di minuti, inizia a smollarsi. Forse me la tengo. Nelle cuciture è fatta bene. La trama del tessuto mi piace. Penultima cosa che ho comprato è la tuta aderente. L'ho pagata 149 euro e ho preso la taglia M. L'ho presa principalmente per dei face painting, così che ho qualcosa addosso. Questo tessuto secondo me gratta la vita. Questo te fa schiattare caldo. È proprio aretina. Ho già dei capi con questo tessuto qua e schiatti di caldo in una maniera incredibile. Sa che non mi passa il piede. È entrato. Bella. Gratta da tutte le cuciture. Cioè me fa e fa caldissimo qui dentro. Cioè non la posso mettere manco in drag, perché tanto poi con il fianco finto, il culo finto, il seno finto, questa non si chiude proprio più. Mi dispiace, questa tuta aderente non mi sta bene. Questa non posso indossarla più di un'ora, che poi la mia pelle diventa un graffio unico. Andiamo al mio pezzo preferito insieme alla felpa, ed è anche quello che ho pagato di più, 399 euro. Che scatola enorme per i paletti che in teoria sono piccolissimi. Wow, ho preso il 41, sembrano un 47. Non è che mi hanno sbagliato il numero. Cioè questo non è un 41. Questi sono stupendi. Però raga, sono enormi. Onestamente secondo me 400 euro li vale, perché ha tantissimi dettagli. Forse non mi fa impazzire sta cerniera così. Lei è un po' cheap. A livello di dimensioni, con le Triple S di Balenciaga, che sono comunque delle scarpe belle grandi, non sono delle scarpe slim, quindi un po' ci sono abituato alla scarpa grande, sono ancora più grandi. Non so se renderle, non so se tenerle e riuscire a utilizzarle, perché effettivamente io utilizzo molto i pantaloni larghi, non li utilizzo stretti. Però poi penso, e se poi fra 1 o 2 anni cambiassi stile e non volessi indossare più dei pantaloni enormi e volessi arrivare ad una gamba più dritta con un taglio più, non posso indossare gli stivali che mi fanno il piede che mi arriva da qui fino a che mi arriva fino a Bangkok, capito? Sei così bella però nel tuo design. Ho capito, è da uomo, però un 41 è un 41. Ok, è una punta, ma scrivilo veste grande. Io mi regolo. Una cosa che proprio non mi piace, che fa super cheap, è la cerniera. Secondo me dovevano mettere la stellina di Mugler, avrebbe fatto un po' più situazione. Almeno riprendeva anche il taglio tutto geometrico della scarpa. Io non so quanto posso effettivamente utilizzarle quelle. Ho praticamente la maggior parte dei miei pantaloni lunghi grandi che finiscono a zampa, quindi starebbero anche bene. Sono abituato alle scarpe grosse perché sono abituato alle Triple S, però queste hanno quel centimetro in più che mi disturba, che se avessi preso il 40... Così grandi mi danno quel mood moda, edgy, mi piace. Sono un investimento di scarpa che secondo me potrebbe durarmi anche 5, 6 o 7 anni se le tratto bene. Quindi voglio un attimo guardare con tutti i miei vestiti se possono essere fattibili, anche con cose senza tempo. Così ho la sicurezza che se dovessi cambiare stile potranno soddisfare i miei gusti. Vi farò sapere sulle mie storie di Instagram se avrò deciso di fare un reso, oppure se avrò deciso di rivenderle, oppure se avrò deciso di tenerle. E basta, siamo giunti alla fine di questo mio haul. I miei bei 800 e passa euro li ho spesi. E sono contento di quello che ho acquistato? In generale sì. La cosa che forse mi piace di più sono le mutande. Se questo video vi è piaciuto cliccate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale, seguitemi sugli altri social se non volete perdere aggiornamenti sulla mia vita, che chissà mai che cosa potrà succedere in questa mia vita, perché sono letteralmente una pazza, mi dovrebbero riprendere da mattina a sera perché la mia vita è letteralmente una serie televisiva, ma nessuno lo fa, quindi eccoci qua, grande fratello, pronto, chiama terra, chiama Exolandia. Anyway, che stavo dicendo? Fatemi sapere se avete preso per caso qualche pezzo di questa collezione, oppure se non siete riusciti perché ve li hanno tolti dal carrello mentre ce l'avevate dentro. Fatemi anche sapere che cosa pensate di questi pezzi, specialmente delle scarpe. Allora, lo so che la maggior parte di voi dirà di no a queste scarpe, lo so già. Detto questo, thanks for watching!